amici, ben trovati a un video della rassegna Salva una console, tematica che mancava da veramente un sacco di tempo. Stavo aspettando di avere una buona occasione per ritrattare appunto questo tema, ed è capitata grazie all'annuncio di un ragazzo che ha messo in vendita un Philips CDI modello 220 su subito.it, e con un centinaio di euro mi sono portato a casa veramente un bel lotto, ma c'è qualche piccolo lavoro da fare. Il lotto comprende il controller, che dovrebbe funzionare bene ma è da testare, vedo un po' troppo ballerina la levetta analogica e purtroppo manca lo sportellino dietro, ma vedrò un po' più avanti come fare. Un bel lotto di giochi, e qui la cosa si fa veramente molto interessante. Ci sono la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 giochi, fra cui anche alcune chicche molto interessanti. Mystic Midway. Questo è il secondo che ho. Link Face of Evil. Ci sarebbe veramente tanto da discutere su questo gioco, più in negativo che in positivo. Poi c'è Power Hitter, un gioco che penso che non giocherò mai, perché il gioco del baseball penso di averlo giocato soltanto sulla Wii con mio figlio. Qui purtroppo manca la cover, ma questo qui è Dark Castle. Questo è molto interessante, Alien Gate, uno shot em up veramente molto carino per CDI. Il mitico Defender of the Crow, questa è una chicca, giocato e rigiocato su Amiga. Questo è un altro gioco che purtroppo è venuto a mancare la cover, che è Battleship, battaglia navale, tanto semplice quanto divertente. Palm Springs Open, io da poco patito di golf ma amante soltanto di Neo Turf Master, devo dire che questo gioco qui è piuttosto scadente. La cosa più interessante è il doppiaggio tutto quanto in italiano. E infine un altro gioco piuttosto carino è Pinball, CDI Pinball, dove c'è una serie di tavoli sufficienti, però che ti permette il gioco di passare una mezz'oretta piuttosto divertente. E naturalmente il pezzo forte, e cioè il CDI. Il CDI, come potete vedere, è in condizioni discretamente buone. Ne approfitto per dare una pulita un po' a tutto quanto. Lo sportellino anteriore del vano del CD sembra avere qualche problema, come vedete fa un po' quello che gli pare. E da quello che mi ha detto il ragazzo ci sono dei problemi per l'espulsione, l'open e il close del lettore CD. E naturalmente ci vuole una bella pulita generale, soprattutto dietro dove c'è il vano del modulo MPEG. E invece stavo vedendo che nella parte anteriore, dove c'è lo sportellino del volume, del jack e del joystick, è tutto quanto perfettamente regolare. E niente, io comincerei con dare una bella pulita e poi dopo testiamo e vediamo un po' quali sono le problematiche di questo CDI. Bene, dopo una pulizia un po' approssimativa, ho fatto una cosa un po' veloce per non rendere troppo noioso il video, di solito mi concentro un po' di più, soprattutto cercando di smontare tutti quanti i pezzi dove riesco ad arrivare per fare una pulizia un po' più approfondita. Comunque detto questo, vediamo di cominciare qualche test, e l'ho lasciato aperto proprio per poter toccare con mano quali siano le eventuali problematiche al carrello. Andiamo quindi di test per quel che riguarda l'apertura e la chiusura del vano disco. Se io premo open, purtroppo parte, si apre, però ho bisogno di trovare già lo sportellino abbassato, altrimenti non si riesce a espellere il disco. Infatti così funziona perfettamente. Simile il problema della chiusura del vano, perché ha bisogno di un piccolo accompagnamento. Quindi qui sicuramente ci sarà da intervenire, credo, sia sulla cinghia che sulla meccanica. Vediamo un po' come si comporta il telecomando.
Non so se si vede, ma il joystick funziona perfettamente. È un po' fastidiosa quella parte sopra dove va ad appoggiare il pollice, che non è fissa, ruota e quindi scivola la presa. Però risponde veramente bene. Andiamo a controllare i tasti funzione 1 e 2. Allora. Funzionano benissimo. Credo che il telecomando sia in perfette condizioni, a parte il discorso dello sportellino. A questo punto proviamo il lettore sperando che non ci siano problemi. Partirei provando CDI Pinball, che è un gioco che non spesso si vede. E piccola curiosità, questi case del CDI, così grandi, rettangolari, sono veramente molto scomodi. Perché? Perché hanno avuto la grande genialata di farli sì che si aprissero a libro. E la maggior parte hanno questo difetto qui, cioè la cerniera di sinistra dove si aprono che si va con il tempo a rompere. Però questo è stato, questo è, questo ci teniamo. Passiamo quindi a testare il gioco. Il comparto audio del CDI è sempre stato notevole. E direi di testare Alien Gate, che ha una palette grafica veramente molto interessante. Come potete vedere, l'accesso al disco è veramente velocissimo. C'è questa interferenza video che non riesco a capire da cosa è data. Non so se è la SCART. No, qui in questo caso non lo fa più. Forse è la mia SCART. Allora, così vediamo anche come si comporta il joystick. Beh, diciamo che per giocare a giochi come questi indubbiamente ci vuole un gamepad, che per fortuna ho. Indubbiamente carina veramente la palette grafica. Giusto per scaramanzia, visto che non c'è due senza tre, e per nostalgia, proviamo anche Defender of the Crow. Defender of the Crow CDI. My sword is at your disposal, my lord. These Normans will know the taste of fine Saxon steel. Arriving in Sherwood Forest.
sweeping the shattered bodies of the Norman guards behind you, you advance into a darkened chamber. Siamo giunti al termine anche di questo video, di una rubrica, appunto, salvo una console che non trattavo da veramente un sacco di tempo. E sono molto contento di questo CDI perché per fortuna la riproduzione del software è perfetta, l'audio anche, il video aveva qualche problema, la mia multipla scarta collegandola direttamente al monitor non c'è stata più nessuna interferenza, c'è qualche problema nel vano carrello, però sono abbastanza ottimista perché non è la prima volta che mi capita un problema del genere. Grazie per avermi seguito, spero di vedervi presto e spero di essere online presto con un nuovo video. Alla prossima. Ciao a tutti.